tutti, benvenuta se fosse per te. Facciamo entrare il padre dei tre figli, Samuel Ratto. Buonasera. Samuel Ratto, 20 anni fa, aveva una storia con una signora di nome Caterina. Poi è uscito per le sigarette. Un giorno è uscito per le sigarette e non è ritornato più. Lui ora qui è andato a Palermo, è andato a vivere a Palermo e ha fatto un figlio di nome Salvatore che si è sposato con un'altra. Se vogliamo possiamo entrare il suo figlio Salvatore. Salvatore! Salvatore puoi entrare! Salvatore puoi entrare! Come dicevo, Salvatore è venuto qui, suo padre, lui ha mandato suo padre qui perché si prendeva molti dispiaceri e voleva incontrare i suoi fratellini. Di nome ha fatto questi con lui e voleva vedere i suoi tre fratellini, Vincenzo, Leonardo e Francesco. Vediamo, voleva vedere i suoi tre fratellini, come avevo detto, Francesco, Leonardo e Vincenzo, e i figli di Samuel, il padre, che per ora è molto dispiaciuto e spera che i suoi figli accettano l'invito. Ora vediamo la posta che arriva. Ciao Maria, sono qui a consegnare la posta a Maggiore del Vallo ai tre figli del signor Samuel Ratto. Andiamo a consegnare la posta tutti insieme. Buongiorno, sono il postino di C'è Posta per Te. Chi è di voi Vincenzo? Io. E tu sei nato nel 1940? Chi è Leonardo di voi? Io. Buongiorno Leonardo, per favore puoi spegnere la sigaretta? Sì, perché in televisione non si può fumare. Comunque, sei nato il 12 marzo tu? Sì. Va bene, allora è confermato. Tu sei Francesco, certamente non sei venuto. Tu sei nato nel 2003? Sì. Scusate, devo dire nell'83, sì, ho sbagliato. Sì, io non è 40, sono nato... Dai. Mi dovete scusare, ho sbagliato moltissimo. Comunque c'è posta per te. Grazie, posta per me. Stop. Signor Ratto, se le ricorda 20 anni fa, sì, diverse comunque, erano... Sì, erano molto cambiati. Più piccoli. È normale. Spero che... Ora andiamo a vedere se è possibile accettare. Se i ragazzi, i suoi figli hanno accettato il suo invito. Spero tanto. Andiamo a vedere. Francesco, hanno accettato l'invito Leonardo, Francesco? Sì, Maria, hanno accettato l'invito. Sono qua, entrato, prego. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera, conoscete questo programma che posta per te? Sì. Sapete chi vi manda a parlare? No, non vogliamo sapere. Ora apriamo la busta e vediamo se può parlare oppure meno. Vediamo, aspetta, chi è? Apriamo la busta. Questo è vostro padre. Ma io non lo conosco, mio padre. Era un piccolo, ma avevo un anno. E chi è quel gnappo con le scaglie? Mette pausa. Questo non l'ho conosciuto mai. Lo vorrei conoscere, speriamo che è mio padre, perché non l'ho visto mai. Io avevo 2 anni. L'ho visto in televisione. Io comunque questo è suo figlio che aveva fatto con una. Chi è una? Chi? Ma
la seconda? Con una, no, siccome... Allora, facciamo parlare vostro padre, accettate. Mio padre? Sì, fallo parlare. Allora, figli miei, mi trovo qui a C'è Posta per Te, grazie a vostro fratello. Vent'anni fa, scusate, vi ho lasciato. Vi ho lasciato dicendo a vostra madre di andare a comprare le sigarette. E non sono più ritornato perché avevo molti litigi con vostra madre. A casa mi sentivo nessuno. Ogni volta non ne... Signor Ratto, troppa emozione, signor Ratto. Ogni volta non vostra madre mi scappolava. Vostra madre è morta. E mi dispiace al funerale. Praticamente io mi sono risposato con un'altra donna e ho avuto un figlio. Aspetta Maria, posso dire una cosa? Sì. Non sei stato in giro. Nostra madre non si è messa con nessuna perché amava solo te. E tu gli hai fatto le conne. Invece non è vero niente, ti posso contraddire, Vincenzo, che vostra madre se mi amava, l'amore non doveva dimostrare. Che cosa dici? Aveva la depressione, soffriva di depressione. Non hai neanche cuore e sentimento per questa cosa. Vincenzo, siamo nello studio, non fare lo scemo. Io vostra madre l'amavo anche, ma siccome se non mi dava l'amore, io avevo bisogno dell'affetto di qualcuno. E così e ti sei sposato senza divorzio. Hai fatto questo bambino che non lo conosciamo. E adesso vogliamo conoscere. Purtroppo, no, vogliamo conoscere. Sono felice che è venuto lui. E vi dico che se è proprio grazie a lui che io sono qua, perché io non avevo neanche la forza. Quanti anni ha, papà? E dov'è la tua doccia? Ma fatto questo, papà, non lo devi chiamare, non è nessuno. Praticamente io mi dispiace. Non piace, so. Non piace, papà, perché non ci fai pena. Buongiorno, signor Sama, non si emozionare. Buongiorno, questo. Allora. Non si emoziona troppo. Io sono venuto qua, vi ho detto grazie a lui. Io vi... In questi 20 anni ho cercato di mandarvi dei messaggi, e appunto vostra madre a quanto pare... No, ci abbiamo detto noi! Nostra madre ci ha fatto vedere i messaggi e noi l'abbiamo strappato, le lettere! Eppure i fax che ci ha mandato già vedendo! Va bene, questo gnappo! Questa volta sono qui per dirvi... Avanti! Per dirvi che vi voglio incontrare e vi dico che sono venuto qua per incontrarvi e per iniziare ed eliminare tutte, metterci una pietra sopra sul passato e cominciare di nuovo il futuro con molte avventure, la faccia al figlio. E questo, vi prego, questa è la busta. Ragazzi, avete sentito vostro padre? Non ci fa più. Avanti! Ha lasciato... E dov'è la moglie? Ha fatto le conne a me. Lei è morta, nostra madre! E tu! Hai fatto le conne, che non posso... Avanti, ragazzi! Con le conne... Ragazzi, vostro padre... Non ci fa pena, Maria! Avanti, dateci una, apriamo questa... No! Devi fare già la pena, bambino! Molto piccolo! Un vostro fratellino! Non andare! Apriamo la busta! Anzi, chiude la busta, Maria! Chiude la busta! Non accettate niente! Avanti, avanti! Anzi, perché mi avete detto di accettare? È un gnappo questo! Falla andare! Ragazzi, perdonate! Ragazzi, avanti! Volete che facciamo parlare? Voi avete fatto la cosa della nostra madre! Mia madre la madre! Mia madre la madre! E c'è tutta la depressione! Sentimi! Io ti capisco molto, anche io farei la stessa cosa, ma io sto male veramente senza... Per me tu puoi morire, come molta nostra madre deve morire tu, noi dobbiamo essere... Intanto ti posso dire, io come ti ho insegnato, io come credo vostra madre, allora non mi ha... Ma dove vanno quando te ne sei andato? Vostra madre allora non mi ha insegnato l'educazione, perché primo, la morte non si augura a nessuno, e specialmente a vostro padre, primo. E secondo, anche che vostra madre è morta, io ora sono qui, e sono qui per riabbracciarvi. Maria, io ho chiesto l'invito! No! Anzi, ci devo pensare, va bene, apri la busta, Maria. Va bene, apriamo la busta, ragazzi! Ma mamma! Mamma! Mamma!